Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, sono napoletana e produco borse per altri, oltre a comprarle e recensirle. Oggi riprenderemo a parlare con Stefania di materiali. Stefania Parasole è una professionista del campo che ho avuto modo di conoscere appunto negli anni e, come hai visto dai video precedenti che ti invito ad andare a guardare se non li hai visti, abbiamo approfondito e cominciato a parlare proprio di tutto quello che è il mondo dei pellami. In questi video finiremo il discorso sui pellami e cominceremo poi nei prossimi video a parlare di quelli che sono i tessuti o i materiali sintetici. Prof, la mia prof, il mio direttore creativo, operativo, prodotto, stavamo andando in verticale, stavamo guardando, insomma, lei ha tipo il baule aperto di Mary Poppins. E quindi lei, quando viene a registrare, mi porta tutte queste meraviglie di prodotti realizzati negli anni, e stavamo dicendo, anche perché è bello condividere con chi si ascolta le nostre perversioni, che noi nel settore siamo gente un po' malata e brutto, però cioè, ciao, appassionata talmente che lei si eccita guardando i tessuti, per pellame, tutto. Io se guardo un materiale, che ne so, una fabbrica, un macchinario, un'opera, cioè un idillio, e quindi abbiamo tutta sta cosa che poi quando si unisce ci incendiamo. E lei tirava fuori i materiali e diceva: guarda qui, guarda questo. Sì. Che dicevi di questo? Questo è meraviglioso. Allora, guarda, questo stavo dicendo, che questo tessuto, che è un famoso jacquard nato dall'idea, l'ho trovata nel loro studio su degli abiti e l'ho riproposto in maniera ingrandendola. E anche un'altra cosa, in pelletteria, per tagliare bene i loghi vanno messi sia al dritto che al rovescio, in maniera che al taglio si possa tagliare tutto. Questo è antipioggia, giusto? Sì, questo è antipioggia perché dietro è resinato in maniera leggera, infatti vedi il tessuto è morbido, ma è rotondo, cioè questa patina che è stata messa sul retro non solo conferisce resistenza all'acqua, perché se noi adesso versiamo dell'acqua, l'acqua scivola, è waterproof, ma dà anche una rotondità al prodotto. Significa che su questo abbiamo realizzato anche delle sacche estive leggere, perché questo più la fodera interna gli dava quel sostegno sufficiente sull'idea, sul disegno che era stato realizzato. Quindi l'idrorepellenza sia nei tessuti che nella pelle è fondamentale quando si vanno a guardare mercati tipo il Nord Europa. Sono cose che ti richiedono, tipo la Russia, cioè dove c'è neve, piove spesso. Perché dico questo? Perché, come sto ripetendo continuamente, perché è importante capire il prodotto, dove va posizionato, dove va venduto, perché è normale che magari in territori dove fa più caldo si deve fare più attenzione ai collanti, ai colori che si usano, perché magari poi noi diciamo spercia, cioè escono i collanti fuori. Magari in posti dove piove un po' di più bisogna fare attenzione che i tessuti o i materiali in generale non si macchino, perché sennò insomma dobbiamo buttare le collezioni ogni volta che poi si vendono. No, è vero. E poi devo dire che c'è grande attenzione anche il cliente finale che ha acquistato un prodotto: se in poco tempo gli si sporca, torna indietro e te lo reclama. Quindi no, sono tutti studi che si fanno a monte, affinché il prodotto possa essere anche pulito, mantenuto in buono stato a lungo. Quindi il trattamento waterproof o water resistant, che c'è una differenza, sono tutti, cioè, diciamo, allora, il waterproof praticamente l'acqua scivola e non si bagna, quindi non entra dentro la trama, mentre il water resistant praticamente la goccia scivola, ma se lo mantieni in piano, lentamente penetra. Quindi è un po', dipende da quello che vogliamo ottenere, o anche dal materiale, se ci sono dei materiali che soffrono di questi trattamenti, cioè soffrono significa si irrigidiscono, e allora perdiamo l'effetto che vogliamo ottenere dal disegno. Quindi magari poi noi, attraverso delle etichette, lo segnaliamo in maniera che le persone sanno come potersi approcciare differire. Allora, questi due sono due coloriture diverse, queste sono prove di colore. Invece volevo farti vedere addirittura in questo caso come volevamo ottenere l'effetto jeans. Era un momento in cui era, insomma, il momento denim c'è sempre,
però volevamo dare un po' un approccio sport a questo disegno e quindi gli abbiamo fatto l'effetto denim. Una cosa che vorrei un attimo soffermarmi sulla nostra bella Italia e dire come, ad esempio, adesso si possono trovare le stesse aziende un po' sparse nel nostro territorio, ma chi è partito per primo è stata Como. Como è la nostra città patria della seta e dei tessuti, sono i maggiori stampi, cioè Como è la patria del disegno sulla seta e Como piano piano ha sviluppato non solo la seta ma ha cominciato ad avvicinarsi ai cotoni e lì sono partite, ci sono le aziende più importanti al mondo che hanno realizzato i tessuti jacquard che hanno rifornito le aziende del lusso. Questo negli anni 80-90, poi piano piano diciamo anche le aziende si sono sviluppate un po' in tutta Italia. E le prove che io in questo momento ho sono di aziende fatte di un'azienda di Como e oltre a farti vedere l'effetto jeans volevo farti vedere l'effetto lamina, molto bella, molto diciamo night time. Poi qui c'è l'effetto lino con il lamé con l'argento, quindi questo è la tramatura, c'è lino e cotone e lamé, quindi argento e oro. E questo invece è un altro disegno che è sempre lino, molto fresco, e queste sono altre prove, sempre lino, con il colore. Veramente l'Italia è il numero uno per la ricerca e sviluppo, ecco perché tutti gli uffici stile delle maison più importanti vengono in Italia a realizzare, a sviluppare il loro prodotto. Diciamo anche che figure come direttore prodotto, come Stefania Parasole, sono, potremmo chiamare, diciamo, una razza in via di estinzione, perché un po' per demerito delle aziende, cioè se non sono aziende del lusso, aziende un po' più sotto, invece di investire in questo settore che è la vera innovazione e differenziazione del mercato, hanno fatto negli anni, tagliando costi a destra e a manca, hanno ben pensato, insomma, di non ritenere lo studio dello stile, del prodotto e tutto il resto una cosa fondamentale, riducendo il mercato a un'omologazione, a un copia-copiella, diciamo, allucinante. Per cui le aziende che poi si sono salvate e sono andate avanti sono quelle che invece hanno mantenuto e mantengono in piedi collaborazioni con professionisti come Stefania e come pochi altri, ahimè devo dire, perché non esiste poi neanche una scuola proprio che ti forma a fare questo, anche perché è un ambito così ampio, ci vogliono delle competenze così ampie, per cui scuola abbinata poi al lavoro, che non esiste più questo tipo, insomma, di ufficio in molte aziende. Sì, diciamo, perché è molto costoso, la ricerca e sviluppo è molto costosa ed è per questo motivo che, a parte che io ho lavorato con tantissimi ragazzi che venivano dalle scuole, cioè quando lavoravo in azienda. Se io devo fare un master o comunque devo fare formazione pratica per quello che ho studiato alla scuola tecnica, posso venire da te e fare una coaching? Sì, io infatti, allora, nell'ambito dell'azienda per cui ho lavorato per tantissimi anni, avevo un ufficio sviluppo, prendevo le persone, i ragazzi dalle scuole. Questi ragazzi li ho tutti presi dalle scuole, lo IED, l'Accademia di Moda, tutto ciò, tutti gli allievi migliori. E ti dico un'altra cosa, che sapevano l'inglese, questo è molto molto importante. I ragazzi devono uscire dalle scuole che conoscono l'inglese, perché si viaggia, per fare ricerca e sviluppo si viaggia ed è importante la comunicazione, è importante anche attingere da altri paesi dal punto di vista proprio dello sviluppo. Molti hanno il talento dello sviluppo prodotto, della ricerca, dei materiali e quindi poi è il team, la squadra che vince, quindi chi fa solo il disegno ma che conosce le tecniche di lavorazione dei materiali affinché quel disegno prenda forma in maniera veloce e che sia subito un prodotto di successo. Molti ragazzi che fanno questa scuola della moda, quando escono hanno
una visione della loro creatività nell'ambito degli abbigliamento, delle calzature e degli accessori. Poi si sono innamorati degli accessori e non sono più tornati indietro. Dopo l'abbigliamento, che però insomma c'ha tutta una sua creatività, gli accessori hanno davvero ancora un mondo di cose da scoprire, anche se tutto il mercato sembra appiattito, no? Sembra sempre le stesse cose. In realtà anche la rivisitazione di modelli vecchi, anche la rivisitazione di lavorazioni che non si fanno più, quindi di un fatto a mano reale, necessita però di competenze. Cioè non è che a volte, e lo dico insomma a discapito pure del canale che ci sono tante recensioni, per l'amor di Dio, artigiani, cucite le cose, ma bisogna anche capire cosa rende cucito a mano, quali spessori, cioè non è detto che se io voglio una pelle la metto così e ci faccio 3 buchi e lo cucio a mano quel prodotto artigianale, che magari è brutto, che magari la pelle non rende. Ma anche il modello, magari la forma, il volume, quel dettaglio che ti differenzia da qualcun altro, ma specialmente la lavorazione. È quella che... Però la lavorazione ha i suoi limiti in base, certo, a quello che viene studiato intorno come prodotto, perché mi capita spesso di lavorare con persone che fanno una, devo dire, insomma, mi uccideranno alcuni clienti, fanno una cozzaglia di cose senza senso, perché ho visto questo, ho visto quello, compreso logo, compreso, che ne so, packaging, e alla fine il prodotto non avrà mai un'identità definita proprio perché non c'è un filo logico nello studio. Quando poi si va sui tessuti, questa cosa si evidenzia ancora di più. Cioè, se bisogna approcciare a un tessuto, secondo me chi non ha competenze ci si dovrebbe proprio avvicinare, ancora di meno rispetto alla pelle, perché la pelle ha qua, insomma, si va da un artigiano medio, storto morto, insomma, qualcosina esce, ma se il tessuto non è studiato a monte bene, rinforzato e lavorato a dovere, si fanno i disastri, proprio i disastri. Si scivola dall'antisfilo, che poi magari, sì, esatto, cioè, una marea di cose, dai rinforzi che vengono sbagliati, che magari serviva un termoadesivo di un certo tipo, che poi però si scolla, cioè, veramente vi dovete servire di professionisti se dovete studiare tutto quello che è una borsa di tessuto o eco-friendly o senza pelle, perché se possiamo arrivare a fare un prodotto anche senza pelle, però studiato con dei, certo, criteri. Quando si concepisce il materiale sintetico, si fa spesso, si sbaglia, a volte sì, pure su siti importanti si trova ecopelle e non similpelle o vegan leader, poi vabbè, insomma, c'è stata anche una digressione sta cosa. Ecopelle è comunque di origine animale ed ha praticamente una normativa che dava seguito al fatto che era un materiale ecosostenibile, una concia particolare che era più ecosostenibile, per parliamo tipo insomma anni e anni fa. Adesso è ampiamente superata da tutte le lavorazioni nuove. E per di più c'è stata una sentenza un paio di anni fa che vieta anche l'utilizzo proprio del concetto di pelle abbinato al sintetico. Cioè bisogna dire che è un tessuto sintetico, proprio perché l'UNICE e altre associazioni hanno fatto vertenze sul fatto di dire che trae in inganno il, esatto, il consumatore. Infatti viene utilizzato più come slogan che nella realtà. Sì, diciamo che quello viene utilizzato prevalentemente anche per chi fa borse vegano, comunque così, per dare l'idea della otticità, quindi un prodotto che a livello ottico somiglia alla pelle. Quindi, insomma, fatta questa digressione, diciamo che i similpelle o i sintetici hanno un altro mondo, che vengono dalla derivazione del petrolio, perché comunque si tratta di polivinile, e quindi un derivato del petrolio. Diciamo che molti anni fa è partito questo sviluppo con aziende italiane. Oggi direi che un 80% dello sviluppo di questi materiali viene dall'Asia e prevalentemente dalla Cina, che hanno strutturato le aziende per realizzare una gamma incredibile di questi materiali. Volevo comunque farti vedere che sviluppo incredibile hanno raggiunto i materiali sintetici, dove a volte
ammetto che io stessa a prodotto finito hanno una tale mano calda che ho difficoltà a riconoscere se il prodotto è in pelle o è similpelle. Questo è quello che riproduce un vitello, già una punta che è il fiore, insomma, si vede il fiore. Questo è il risultato di un prodotto finito e devo dire che dal punto di vista del look effettivamente sembra pelle, ma non è pelle. C'è uno studio dietro che porta poi a creare un prodotto che anche esteticamente ti dà quella resa che Sì. sembra un prodotto fatto di pelle. E appunto dicevo che poi dall'altro lato la moda, insomma, di massa, brand del lusso che poi producono in serie extra large, hanno portato a far sì che molte pellami diventino quasi plastiche. La differenza poi è la base, ma la sostanza stiamo lì, insomma, questi plasticoni. Quindi potremmo poi realizzare in tutte queste varianti di colore. Sì. Sì. Infatti volevo farti vedere che sviluppo però hanno raggiunto, perché in questo caso c'è anche possibilità di fare sopra una stampa goffrata, vedi, con questo disegno a rilievo. Questo è il materiale base, come si presenta, e questo quello si può ottenere utilizzando delle piastre, oppure questi effetti animalier. Questa è una stampa Untejus. Ma come vedi c'è un bicolore, no? Tamponatore, quindi non è neanche tutto piatto, quindi è una vastissima cartella colori. Si possono fare tantissime cose. Questa è la nostra stampa cocco, questa cosa qui. O addirittura ci sono questi pitoni, gli animali in tantissimi colori, sentono l'effetto squama. La possibilità di realizzazione è vastissima. Con questi materiali che comunque, diciamo, come effetto negativo hanno semplicemente una durevolezza limitata, perché questo tipo di prodotto con il freddo, con il caldo, negli anni, quindi dopo un paio d'anni, tendono a seccarsi e a un po' a spaccarsi. Quindi A sbriciolarsi, quella cosa che a volte notano, fanno, sì. questo brand si è sbriciolato il manico che magari era di Esatto, sintetico. perché praticamente quella lamina che è sempre polivinile, che si secca e si spacca con il tempo. Quindi è una reazione chimica sostanzialmente che poi col tempo, Col ovviamente, tempo. essendo una cosa a differenza della pelle che poi ha una sorta di sudorazione o comunque di tenuta anche sudando o utilizzandola noi con le mani, ha delle reazioni chimiche, la plastica e plastica. Tutto questo per riportare poi al fatto stilistico, perché se io voglio realizzare una borsa come pure è stata disegnata qui sopra, dove magari devo riportare questa stampa pitone, c'è la possibilità di realizzarla e quindi di assecondare lo stile o comunque il gusto dello stilista che ha voluto questo Certo. tipo di cose. Insomma, cioè, lo studio serve proprio a questo, ad accontentare. Certo, no, certo, si possono realizzare tantissime cose. Tra l'altro sono borse leggere e anche in questo campo la pelletteria si sta muovendo, le concerie realizzando dei pellami più leggeri. Quindi diciamo che c'è, non dico una concorrenza tra di loro, perché sono due mercati completamente diversi, ma c'è stato, come dicevi tu, qualche momento fa, una grande utilizzo da parte di tante aziende, di tanti brand su questi materiali. E diciamo che in questo momento si sta facendo un lavoro di ritorno della pelle sul mercato, perché è un materiale, che il mercato comunque chiede. Faccio una nota impopolare, si fa tanto parlare di questo fatto che i vegani o comunque le persone che scelgono una cultura alimentare che poi ovviamente è uno stile di vita stiano aumentando nel mondo, che le persone insomma si stiano convertendo e tutto il resto. In realtà è una verità a metà, non è proprio così, è che viene raccontata così anche perché mi spiace dirlo, ma il mercato, anche dal punto di vista dell'abbigliamento, delle accessorie, si basa proprio sul voler conquistare una fascia emotiva di queste persone che si avvicinano a questi prodotti e che poi magari sì, io ti metto il materiale anche di origine vegetale, che comunque deve essere finito in maniera, diciamo,
plasticosa in qualche modo, perché sennò non lo riesce a tenere su, però poi non si vedono gli incollaggi, non si vedono gli scarti di lavorazione, magari si usano terzisti che non hanno nemmeno l'ASL, cioè bisogna capire, quando noi parliamo di prodotto ecosostenibile, prodotto eco-friendly e prodotto insomma anche che sceglie un certo mercato a cui affrontarsi, se quel mercato è poi eco da tutti i punti di vista, perché sennò parliamo di aree, cioè ti sto vendendo un prodotto dicendoti che è di tessuto, di un'altra cosa, e te lo sto imbonendo con tutta una serie di cose. Quindi conoscere i prodotti, conoscere le materie prime, rende anche il mercato da parte di chi compra migliore, perché sostanzialmente sui consumatori, noi perché stiamo facendo questi video che dovrebbero essere solo per addetti al settore, perché la maggior parte di voi magari non farà sviluppo prodotto, non creerà un brand, un'altra parte sì, magari un 50% sì, un 50% no, però quel 50% no sono consumatori ed è importante che voi cominciate a chiedere di che materiale è, perché è fatto così, dove è fatta sta cosa, perché tutto questo stimola il mercato a migliorare, come diceva Stefania anche nell'altro video, è importante perché le concerie, i fornitori in generale si muovono, perché mo le conce sono ecosostenibili, perché il consumatore sta chiedendo le certificazioni, vuole sapere dove vanno a finire gli scarti di lavorazione dei liquami, cioè questo è, il mercato si cambia dal basso, non dall'alto, perché l'alto fanno finanza, quindi scordiamocelo che lassù cambia quando la gente che qua su giù caccia i soldini comincia a non cacciare più i soldini perché non ci vede chiaro, quindi il potere sta tutto nel portafoglio. Ma quello che poi dico è comunque un acquisto consapevole, perché comunque senza fare tante battaglie, forse troppe, però l'importante è che quando uno arriva di fronte all'acquisto di un prodotto sa esattamente quello che sta comprando. Una domanda da $1 milione. Costa meno una borsa produrre una borsa di sintetico o una di pelle? Allora, in questo caso dipende dove la produciamo. Perché in Italia il costo della manodopera ha un tale valore sia economico che di capacità, dove io faccio produrre le borse in pelle per raggiungere un rapporto qualità-prezzo corretto ed utile al consumatore e anche all'azienda. Le borse realizzate in tessuto per raggiungere una certa fascia di prezzo, la concorrenza, diciamo, sono più competitivi all'estero, in Asia. Tra l'altro, hanno la mano giusta per quei tipi di materiali, mentre l'Italia ha la mano giusta per lavorare la pelle. Cominciamo a concepire anche il mercato produttivo come mercato produttivo mondiale, dove ogni territorio ha le proprie caratteristiche, dove non necessariamente, è ovvio che quando si parla di Cina, Vietnam o altre zone, si parte col concetto di dire ma quelli in Cina è un problema, che hanno la manodopera bassa, sfruttano le persone, eccetera eccetera. Il che in parte è vero, ma come è vero anche che esistono territori in Italia dove c'è sfruttamento, c'è lavoro nero, ci sono locali senza ASL. Cerchiamo un attimo di ampliare la mente. Se dobbiamo fare un discorso coerente, razionale, bisogna capire che quando le aziende sono andate più o meno alla fine degli anni 90 in Cina in massa a produrre, non l'hanno fatto soltanto per la manodopera. Sicuramente quello è stato un motore, ma che cosa è stato anche? Il livello organizzativo e produttivo. Noi abbiamo una grande mente critica, ma abbiamo burocrazia, incapacità di espanderci, incapacità di collaborare. I cinesi hanno fatto sistema, hanno sviluppato fabbriche, non si sono fatte la guerra dei prezzi fra di loro, per cui hanno fatto cartello, non esiste tu a produrre da un cinese a meno di un altro. Noi italiani invece in questo siamo stati geniali, ci abbiamo fatto la guerra al ribasso, quindi dalle culture bisogna portare il meglio e bisogna
bisogna raccontare le cose per quelle persone, è inutile che ci prendiamo in giro, perché sennò non vediamo mai il mondo per quello che è, ma solo per quello che ci propinano. Quindi quando parliamo di produzione all'estero, diciamo che quando è sostenibile una produzione all'estero, non lo possono fare tutti. Indubbiamente l'Asia è il serbatoio produttivo di tutto il mondo. Quindi in Asia ci sono arrivati un po' da tutto il mondo per i grandi numeri, cioè non si va in Asia per pochi pezzi, il cliente che va in Asia per almeno produrre un 10.000 borse per una stagione, diciamo, proprio il minimo indispensabile, perché per produrre in Asia servono minimo 100 pezzi per modello colore. Ora ti dico anche una provocazione. Ma se io questi 10.000 pezzi li volessi produrre in Italia, sarebbe così facile? Reshoring, porto i 10.000 pezzi di qua? No, non è facile perché molte aziende non hanno la capacità produttiva. Cioè, quindi voglio dire, è proprio un nervo scoperto che non è stato colmato negli anni questa cosa. Allora, io ho cominciato a lavorare solo in Italia, l'Italia che era la Toscana, Parma per le cinture, Napoli per i guanti, quindi già mi muovevo in tutta Italia, non era un luogo specifico, perché ogni regione ha la sua specializzazione, adesso si è, diciamo, si è uniformata. Siamo andati in Asia nel 90 per le produzioni di tessuto, i tessuti nylon, anzi devo dirti la verità, quando sono partita era la Corea, perché la Corea era la nazione a basso costo del Giappone e il Giappone era il top della richiesta di prodotto, cioè il top della qualità. Quindi la Corea dava la manodopera mentre i materiali venivano dal Giappone. La cosa importante che dico sempre è fare comparto, no? E quindi noi, ad esempio, in Italia ci dovremmo livellare su una manodopera solo di un certo livello medio-alta e prendere solo lavori del genere. E quindi la Cina risulterebbe essere l'unico sbocco per le grandissime quantità in serie e magari un livello di costo molto più basso, così da differenziare ed avere anche un vantaggio competitivo con le manifatture. Noi non competiamo con i cinesi, anche se nell'immaginario collettivo ci sta che l'italiano diciamo compete col cinese, noi a livello di competizione siamo con i tedeschi, con i francesi, non con i cinesi, e questo è bene che uno se lo ricordi, ogni tanto lo dico pure a qualcuno del settore, qualcuno ancora che c'ha la fabbrica, è meglio ricordarselo. Non bisogna abbassare i prezzi, bisogna alzarli, perché secondo me, insomma, si è sbagliata prospettiva. Detto questo, tornando insomma a tutto il mercato cinese, adesso tu mi dicevi qualche giorno fa che anche loro stanno avendo dei problemi, sì, perché molte aziende sono andate via per i costi alti pure. Ma diciamo che certi prezzi, diciamo, aumentando i costi di trasporto, poi sono aumentati anche lì i costi, cioè il welfare sta salendo anche in Cina, per cui certi prodotti non ha più nessuna convenienza farli in Asia, cioè fare una borsa in pelle con dei pellami diciamo che escono da quello che si può trovare sul mercato in Cina, quindi doverli inviare, realizzarli e reimportare, conviene farli in Italia. Quindi la Cina sta avendo, diciamo, alcune difficoltà su alcune tipologie di prodotto, mentre sul prodotto sintetico ha assolutamente il primato, perché sono molto bravi, molto capaci dello sviluppo, e quindi materiali sintetici vanno assolutamente sviluppati in Asia. In Italia, diciamo, la leadership ce l'hanno per la pelle in assoluto. Vorrei sempre dire che comunque leader nel mondo sulla ricerca e sviluppo dei materiali ce l'ha l'Italia, anche nelle aziende di tessuti, perché ad esempio cito l'azienda Limonta come l'azienda leader per lo sviluppo di tessuti che vengono utilizzati nel mondo della pelletteria. Oramai è un'azienda talmente
ben organizzata sulla ricerca e sviluppo, che lavora direttamente con l'ufficio studi delle grandi aziende del lusso, quindi sviluppa i materiali direttamente per loro. Ma comunque sono i primi a aver sviluppato, non so, questi cotoni con la mano un po' grassa, oleata, per un tipo di prodotto o uomo o donna molto aggressivo nel look, molto sportivo, un po' diciamo motobike, o comunque che ha un gusto assolutamente sportivo e molto personalizzato. Tra l'altro anche questo cotone non è battuto in maniera classica, ma come vedi nella trama c'è qualche filo più grosso, quindi conferisce alla trama un movimento un po' così molto naturale. Oppure questo tipo di tessuto, che ha una base sempre tramata sotto e sopra questa mano così sottile, quasi micro, che lo rende così un po' femminile e setoso, tecnico, quasi microfibra. Ecco, queste sono le aziende Fiore e L'Occhielli dell'Italia. E un'altra azienda con cui ho lavorato e continuo a lavorare è la Tabru. Allora, questo vabbè è la loro microfibra che usiamo come fodera. La ricerca che io ho personale è stata realizzata negli anni in base ai tipi di prodotto che dovevo sviluppare. Quindi proprio ieri, mentre la prendevo, dico, vedi, qui è perché realizzavo dei brand fashion molto fantasy. Ecco, questo qui ad esempio mi serviva un po' un gusto tappezzeria, e quindi questo è un trapuntato ricamato da pelletteria che riproduceva questo gusto. Ultimamente ho usato, questo è un raso plissé meraviglioso, guarda che cartella colori, meraviglioso, anche questo per saperlo lavorare è importante. Questa è sempre in Toscana, si chiama Immagine e Tessuti, un'azienda pazzesca, fa ricerca in maniera incredibile, devo dire, anche dentro gli addetti. Sì, gli addetti ai lavori sono proprio delle persone creative quasi tutti, e infatti guarda, realizzano questo, guarda, è un twill che sopra c'ha questo aspetto lucido ma rotto, anche qui perché volevo realizzare un prodotto maschile un po' grintoso, un sportivo grintoso. Qui invece era il momento dei tartan, quindi ho realizzato delle borse in pelle con questo disegno qui, con questo in pelle, con degli interventi con questo tartan di questo colore. Poi avevano anche una cartella colore, un po', diciamo, mi interessava il rosso, poi dei trapuntati, però c'hanno sempre, senti, questa mano ferma che già di per sé quasi, sì, non c'è bisogno, basta una fodera o un altro, perché già da sola mantiene. Mentre sono molto diversi i tessuti simili da abbigliamento. Questo, guarda, questa è invece una lana, con sopra una lamina anche metallizzata. Ormai tutte le aziende più importanti italiane creano un rapporto diretto con il cliente, che è la maison o l'azienda che produce pelletteria, che ha un proprio brand, per realizzare dei prodotti ad hoc, in maniera che non puoi trovarli sul mercato. Quindi se hai un tessuto o uno sviluppo, è solo per il tuo brand. Prima, insomma, di portare a conclusione di materiali sintetici, diamo anche un'infarinatura, perché abbiamo cominciato a parlare di materiali, quindi pelle, cos'è la pelle, tutto il resto, i sintetici, un po' le lavorazioni e tutto il resto. Di base, se io dovessi partire proprio da zero a creare una collezione di borse, quale sarebbe il primo step da fare, oltre, cioè, successivo al fatto di telefonarti? Guarda, generalmente io ho sempre un incontro, il primo incontro è sul cliente, dal cliente, per respirare il DNA del cliente. Quindi c'è bisogno che il cliente abbia ben chiaro che dobbiamo creare un mondo.
Sì, normalmente il cliente che mi chiama ha ha una sua idea. Cerco di capire sempre di più se questa idea da dove nasce, perché nasce a chi si rivolge, per creare una struttura di collezione o un'idea di prodotto creato appositamente per le sue necessità e per il suo target di mercato. Una volta che ho focalizzato questo punto attraverso degli incontri che sono anche ludici, perché se ho di fronte un cliente che vuole realizzare il proprio brand ed è una persona aperta, socievole, ha un certo tipo di atteggiamento fashion, sarà necessario per me inserirmi in un contesto che sia un fashion leggero. Oppure mi è capitato di persone, di clienti che volevano operare in un brand, in un fashion alto e sofisticato. Quindi, una volta che percepisco quali sono le caratteristiche principali, mi attivo con una ricerca ad hoc, quindi sofisticata di ricerca, se il cliente è un cliente di questo genere. O sport o fashion, diciamo un pochino più anche dal target giovane, mi avvicinerò a una ricerca di questo genere, quindi utilizzando materiali di questo tipo. Una volta che ho fatto la ricerca e creo un po', importante è creo una brand pyramid, cioè faccio. Insegniamolo, fammela vedere un Come attimino. no? Allora creo. Faccio una ricerca di mercato sulla tipologia di prodotto e target di prezzo e target di mercato del cliente e creo il brand positioning. Quindi qui indicherò il livello di prezzo. Qui non so, da 1.000 euro. Nella pelletteria gli assi cartesiani sono le fondamenta di tutto, guarda, sia per fare cartamodelli che per studiare il brand. E qui da 100 euro in giù, poi qui sarà, non so, la parte basica e qui una parte fashion. E se questo cliente vuole posizionarsi, cioè ha un'idea di posizionarsi qui su un fashion in questa direzione o su un basico, questa direzione, quindi su un certo tipo di prezzo e di prodotto fashion, farò una ricerca di tutti quelli che sono i brand su quel posizionamento, porterò al cliente tutti i concorrenti che si trovano nella sua idea di prezzo e di categoria. E andremo a lavorare su qual è l'elemento differenziante che potrà creare il perché devo comprare quel prodotto. Quindi nelle prossime, insomma, puntate che vedrete, chiusa questa questione del materiale a grandi linee, parleremo delle minuterie, degli accessori, dove farli, di che materiale farli, di tutto il resto e affronteremo tutta quella questione di sviluppo prodotto che serve proprio per realizzare una collezione di borse che si venda. Questo video finisce qui, noi ci vediamo al prossimo video insieme con Stefania e con le sue competenze. Iscriviti al canale, resta aggiornato cliccando sulla campanella. Ciao da Ornella. Ciao.